Per realizzare Amaro Montenegro vengono selezionate 40 erbe aromatiche provenienti dai quattro angoli del mondo. Di queste fanno parte i profumi mediterranei come il coriandolo e l'artemisia, piante aromatiche come l'origano e la maggiorana, senza dimenticare l'arancia amara e dolce e le più esotiche come la noce moscata, i chiodi di garofano e la cannella. Una volta giunte in officina erboristica, le erbe aromatiche passano attraverso tre differenti modalità di estrazione: bollitura, macerazione e distillazione. In seguito a questo lungo e delicato processo di lavorazione si ottengono 12 essenze madre, le quali, sapientemente miscelate, danno vita alle 6 note aromatiche che caratterizzano il prodotto. Nota erbacea ed amara. Nota floreale e speziata. Nota dolce e tostata. Nota fresca e balsamica. Nota fruttata e vegetale. Nota calda e tropicale. A queste 6 note si aggiunge un ultimo elemento che da sempre è avvolto in un alone di mistero e che rende il sapore di Amaro Montenegro unico ed autentico. Il suo nome è Premio, l'ultimo fondamentale ingrediente segreto della ricetta. Il Premio è il risultato della microdistillazione di 5 erbe aromatiche. La sua preparazione è garantita dall'esperienza del Master Herbalist, che lo distilla in un luogo riservato dell'azienda, lontano da occhi indiscreti. Il suo ruolo nella resa finale del prodotto è fondamentale. L'intensità del Premio è tale che ne basta un solo litro ogni 15.000 per completare la ricetta. In altre parole, in ogni bottiglia basta solo una goccia per ottenere l'inconfondibile sapore vero di Amaro Montenegro. L'amaro numero uno in Italia che da più di 130 anni rende speciali i momenti autentici. Amaro Montenegro. Dal 1885, sapore vero.